Il ruolo delle istituzioni oggi più che mai in merito a questo incontro è determinante. Sì, c'è la volontà di Palermo, dell'Università, di aprire scienze psicologiche a Trapani, ma senza l'appoggio concreto delle istituzioni mi sa che si rallenterebbe. Sì, sembra diciamo una frase fatta, ma d'altronde senza sinergia tra i vari attori in campo è difficile portare avanti un progetto di sviluppo dove al centro ci deve stare l'università, la ricerca, ci deve stare anche il collegamento con il mondo del lavoro, ma credo che i passi fatti dall'università negli ultimi periodi, la presentazione di tanti corsi di laurea, soprattutto anche programmati in funzione delle esigenze del territorio e con uno studio attento delle mobilità degli studenti, possono davvero far arrivare questo polo a livelli importanti, ma soprattutto possa consentire ai nostri giovani di scegliere se andare fuori o se restare a studiare vicino casa, perché con un'offerta ampia e variegata come appunto in questi ultimi anni è avvenuto, è chiaro che è molto più semplice fare il percorso che deve vedere appunto un'università al servizio dei territori e viceversa per uno sviluppo sostenibile e soprattutto per le nuove generazioni. Questo è un altro tassello che si aggiunge al percorso che abbiamo iniziato 2 anni fa insieme a tutti i sindaci della provincia e per valorizzare sicuramente questa nostra università e per dare possibilità ai nostri ragazzi del territorio, quindi alle famiglie, di poter frequentare dei corsi di laurea assolutamente eccellenti che possono dare degli sbocchi lavorativi e occupazionali. Oltretutto incentivare e aumentare i corsi universitari sicuramente migliora l'offerta culturale e una crescita dal punto di vista culturale ed economico.